Allora, intanto vediamo perché gli aspetti mentali del tiro con l'arco. Perché gli aspetti mentali? Perché questa è una frase che deve essere scolpita nelle menti di ogni istruttore, di ogni allenatore. Perché l'aspetto motivazionale che noi diamo ai nostri atleti è di enorme importanza, specialmente per quanto riguarda uno sport di destrezza psicofisico come il tiro con l'arco. Crederci è il miglior modo di riuscire. Quindi essere ottimisti, per il pessimismo può portare solo a delle cose deleterie. Allora, intanto si parla spessissimo di condizionamento, no? Quando parliamo di tiro con l'arco, e specialmente quando parliamo di arco nudo, parliamo di questo famoso condizionamento classico, eccetera, eccetera, tutte cose che voi sapete alla perfezione, ma come è facile, e l'avete sperimentato sui vostri atleti o voi stessi, come è facile essere condizionati, come è facile che la nostra mente venga condizionata in modo deleterio per quanto riguarda il tiro con l'arco, target panic, eccetera, 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 e allo stesso tempo facilissimo ribaltare la situazione, ricondizionare il nostro cervello. Se voi fate mente locale e vi immaginate come è stato possibile che tutto un tratto anticipo il tiro, nella mia mente si forma uno stress che mi fa anticipare il tiro, che mi fa fare delle cose che non sono state previste, allo stesso modo vi assicuro, allo stesso modo, col giusto metodo, con i giusti sistemi. Non sono io lo psicologo, quindi io in questo momento apro una parentesi, non vi sto spiegando come si fa, perché non me lo posso permettere, non sono psicologo sportivo, però io vi posso indicare dov'è la punta della montagna, poi il sentiero, come intraprenderlo, qui ci va una persona, un professionista adeguato che ci parli delle cose giuste. Però sappiate che il cervello umano è tutt'altro che perfetto e si comporta in maniera molto facile e molto facilmente manipolabile. Come? Intanto, come vincere l'ansia e la paura? Come rientrare da questo condizionamento? Si rientra da questo condizionamento aumentando la nostra percezione, quindi con questa autoefficacia. L'autoefficacia in psicologia sportiva può essere attuata con training endogeno, con metodologie particolari. L'autoefficacia, la percezione del sé, è un'arma formidabile. Quindi sappiate che esiste quest'arma eccezionale che può cambiare le carte in tavola. La percezione del mondo esterno, avversari, campi di gara, non è una passiva rappresentazione della realtà. Quello che voi vedete è generato dal vostro cervello. Vedere per credere non è quello che voi pensate, perché il nostro cervello non è in grado di farlo. Perché il nostro cervello, i nostri neuroni sono solo in grado di emulare certe condizioni date da la mente, formata dalla relazione tra cervello, organi di senso e realtà osservata, dove prima deve prima credere per creare l'esperienza. Solo se si comprende ciò che si vede lo si può percepire, altrimenti non lo si vede. E questa è un assioma di psicologia, quindi tutto deve nascere dentro di noi, dentro la nostra mente, prima ancora che fuori. Quindi noi possiamo costruire, ecco dove viene questa famosa costruzione, noi possiamo farlo in modo molto semplice, possiamo costruire la nostra realtà. Dalla costruzione della nostra realtà
fuoriesce l'autoefficacia, e l'autoefficacia ci darà una percezione di noi che ci metterà in grado di fare quello che sappiamo fare in qualsiasi situazione. Se vuoi cambiare, inizia facendo finta che sia così. Questo faciliterà la tua immaginazione, che genererà consapevolezza, che ti porterà ad essere al centro della tua nuova realtà. La passione è la miglior motivazione. Allora, come formare la passione? Come formare la passione nei vostri discenti e nei vostri arcieri? Bisogna avere forza di volontà, perché la forza di volontà aumenta la dedizione. Se noi abbiamo la forza di volontà di allenarci, di andare, di alzarci presto la mattina, di fare le cose, genererà dedizione. I meccanismi mentali favoriscono un potenziamento della forza di volontà che alimenterà la dedizione, riconvertendola in passione. Tenete conto di questo. Lo stato mentale, ecco, questo per concludere, no? Lo stato mentale definisce la realtà. L'osservato, cioè la realtà, l'osservato, te, che io ti guardo, dipende strettamente dall'osservatore. La mente continua a cercare di prevedere gli eventi futuri, mentre ciò che accade realmente le indica solo ciò che avrebbe dovuto prevedere. Il cervello cerca continuamente i confini delle aspettative mentali, in modo che le previsioni future siano più precise. E questa è la costruzione mentale che avviene nel nostro cervello. Il cervello in effetti funziona come un singolo evento funzionale, che è la coscienza. Sono pochi i neuroni dedicati al mondo esterno e sono adibiti all'emulazione della realtà, alla continua verifica dell'affidabilità delle sensazioni. Ascolta e dimentica, guarda e ricorda, fai e capisci. Questo è quello che scaturisce dalla costruzione mentale, dalla costruzione. Io spero di avervi dato qualche spunto in più su quello che abbiamo visto prima, e per concludere, lo vedremo poi passo passo, perché poi man mano che parleremo poi anche solamente della tecnica, dei fondamentali, vedremo quanto siano importanti questi punti che abbiamo visto insieme, e questo deve avere spunto, questi punti che abbiamo visto devono darvi spunto di approfondimento, di approfondirli. Ecco perché prima ho parlato di questo con Odiglia, che sono spunti interessantissimi da essere approfonditi con un professionista, ovviamente, perché poi ci sono legate delle metodologie allenanti anche per quanto riguarda l'attività mentale. Ci fai un esempio o due della tua percezione personale della realtà secondo questi? Lo vedremo poi con le sequenze di tiro, con i fondamentali, dove ad esempio, faccio un esempio, la visualizzazione è uno di questi aspetti mentali che io metto insieme. Oppure quando vi spiegherò come mi alleno la paglia, ecco che in quel momento metto in atto una metodologia psicofisica che mi fa costruire, mi fa immaginare, mi fa costruire le migliori condizioni possibili per poi effettuare gli allenamenti. Immaginatevi come sia possibile che si possa cambiando totalmente sport, arrampicare su una parete dove il minimo errore ti può far morire, dove si arrampica, avete mai visto i filmati di free climber, dove si arrampica su pareti più o meno difficili, ma che comunque un minimo fa cadere. Queste sono state costruite, queste cose, è una costruzione mentale dove la difficoltà non esiste, perché è una cosa facilissima. Se io dovessi camminare su questa striscia, anche con la mia goffaggine, ci cammino tranquillamente, ok? 10 centimetri mi bastano per non
cadere per mantenermi sulla riga, ok? Però mettiamo che io abbia 1000 metri di strapiombo di qua e 1000 metri di strapiombo di là. Cosa cambia? La realtà qual è? La realtà è quella che mi sono costruito io, e cioè che mi faccio autoavverare una catastrofe. Allora, se io nella mia mente faccio autoavverare una catastrofe, solo non riuscirò, sono bloccato. Chi camminerà mai su quella striscia se c'è 1000 metri di strapiombo di qua e 1000 metri di strapiombo di là? Ecco che mi sono costruito una realtà alternativa sbagliata. Se io invece ho costruito una realtà ottimista, e cioè che in ogni caso sono perfettamente in grado, è impossibile, è al 100% impossibile che io possa cadere, perché io so camminare perfettamente su questa striscia senza problemi, anche all'indietro. Se sono stato in grado di costruirmi questa immagine della realtà, io non posso fallire al 100%. Ok? Ho risposto abbastanza bene. La stessa cosa vale per l'ansia, no? L'abbiamo visto, quali sono le parole chiave per l'ansia in gara. Se io mi sono costruito la mia realtà nella quale so fare quello che so fare, e chi può? Non posso sbagliare, è impossibile sbagliare, perché lo so fare. Quando si va a scuola, tutti voi siete andati a scuola, se avete studiato bene la lezione, non vedete l'ora che di essere interrogati, perché non sapete dire, l'avete provato. Avete tirato quelle belle frecce di allenamento, tante, sono tutte andate, avete contato i punti 100 volte, quelli sono i punti che sapete fare. Non c'è nessuna ragione al mondo, che quei punti che fate in allenamento non le possiate fare anche in gara. Se avete utilizzato una costruzione mentale tale che sia poi impossibile fare male, è impossibile. E questo, vi assicuro, funziona nel modo più assoluto, perché il cervello è facilmente condizionabile, come facilmente tutti sappiamo che è facilmente condizionabile il negativo, anzi accettiamo questa cosa in modo tanto. Io sento dire il target panic è venuto, non si può più fare niente, aiuto, non devo smettere, cambio arco. Non è così. Come il condizionamento è stato fatto al contrario, lo possiamo in modo tranquillissimo ribaltare. Come ribaltarlo? Ripeto, non sono io lo psicologo sportivo, non sono un professionista e non voglio entrare in dettagli di questo tipo, però vi assicuro che la teoria dei piccoli passi, ad esempio, ogni piccolo passo mette un mattoncino e quel mattoncino rimane, e a forza di mattoncini io ho costruito quello che dovevo costruire. Come si fa a non avere paura delle vertigini? Si fanno piccoli passi, alla fine si sta in piedi sulla punta della montagna con 1000 metri di strapiombo, perché stare fermi su 50 centimetri quadrati sono tutti in grado di farlo. Che ci sia, no, a meno che non ci sia un vento che ti possa buttare giù, che ci sia o no 1000, 10.000, un metro, un centimetro, zero, io sono in grado di stare completamente fermo in cima sul cucuzzo di una montagna. È solo la mia idea di catastrofismo che mi può far venire le vertigini. Ok? Quindi sappiate che esiste questo. Esiste questa possibilità di ribaltare completamente la situazione. Ed è facile farlo, io l'ho fatto. Se l'ho fatto io, lo fanno tutti, ok? Fin qua ci siamo? Qualcosa da chiedere su questo? No, grazie di avermi fatto questa domanda che mi ha fatto approfondire un po'. Più niente da chiedere? Anche se non ho capito niente.